the Harlem. E bella a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, sono AleGamer97 e quest'oggi siamo qui tornati su Fallout 4 per la quinta, per il quinto episodio. Attenzione, buttiamoci sotto, ecco. La torta era, eravamo rimasti appunto qua, come se escemo da sta, armatura? Steampack. E io però devo uscire dall'armatura, come se fa... però non mi fa sparare perché ho finito le munizioni. Come se esce dall'armatura? Allora, radio, mappa, dati. Ah, per me le canne rotanti. Sì, ho capito, ma io devo uscire da questa armatura. Mi fate uscire da questa armatura? Allora, qui è inutile che andiamo, ma io devo riuscire a uscirci. Questo già sta senza niente. Ok. Manganello, pistola. Ecco, devo riuscire a uscire. No, leva, leva, leva questo. Bello così, ho preso in testa. Bello anche questo headshot. Oh, che è quel coso? Oh, il Deathclaw. Riga, che è qua la roba? Riga, quello è un mostro. Ma io non ho capito questo qua. Ah! Sì, lo devo uccidere! Lo devo uccidere questo! Aiutami, frate! Frate, aiuta questo, me lo ammazza! Ah! Me lo uccide! Aiutatemi, aiutatemi! Dove sta, dove sta, dove sta? No, raga, è impossibile questo affrontarlo. Cioè, questo qua per forza la gormitraglione, questo qua se può affrontare, ma non ce l'ho! Finite le munizioni! No, ho finito la munizione pure sulla pistola! Cribbio! No, no, non me la, non me la, non me la, lasciami sta! No, 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 te prego, te prego, te prego, te prego, lasciami perde! Lasciami perde! Te prego, lasciami perde! No, no, lasciami perde, lasciami perde, lasciami perde, sto per morire! Dai, frate, far bravo! Ah! Raga, ma ho uscito! Raga, ma ho ucciso, ma era normale, raga. Come faccio questo a battelo? Raga, questo qua veramente è qualcosa di poderoso. Cioè, gigantesco sto mostro. So... Allora io farei così. Ok. Dammi il calibro, la mia pistoletta. Ecco lì uno, laggiù che sta. Bella headshot. Oh, mamma mia, che palle questo, raga. Subito con me ce l'ha, oh. Mamma mia, oh. Non c'hai altre persone da nappia. Non è vero, non è vero, non è vero, non te voglio menà. Non è vero, non è vero, non te voglio menà. Eccola. No, raga.
Regà, sto mostro è impossibile batterlo. Cioè, non so proprio come affrontarlo, regà. Cioè, è veramente qualcosa di impossibile. Non so proprio come riuscire a affrontarlo. Non so proprio come poterlo affrontare. Ti aspetto, sì, ma per forza devo aspettare. Ma come te fa? Allora, se io uso... Allora, armi. Mitragliatore a canne rotanti. Ok, questo... Mettimelo qua. Poi mi dai la... Ma io non c'avevo tipo... Revolver artigianale, moschetto laser. Ecco, il moschetto laser. Ok, me l'ha messo. Mitragliatore a canne rotanti mi devi mettere. Ok, me l'ha messo. E mi devi mettere il moschetto laser. Me lo devi aggiungere qua. Ok. Ora possiamo andare a affrontare la guerra. Prima qui con la pistoletta, facendo crepare quel pezzo di infame. Ah, raga, ma non morono. Meno male. Muoviti. Muoviti, mi serve il moschetto questo. Raga, ma non gli faccio assolutamente niente questo coso. Che cacchio sta succede? Come si risale? Ah, ottimo, sono andato proprio nelle parti sotto, sono andato. L'accesso civico di Concord. Non so proprio dove sono andato, eh. Non so minimamente dove sono andato, io stavo pensando a ammazzare quello. Dove sarò andato? Da qualche parte sicuro. Autosalvataggio, ma ho fatto la cosa giusta o sbagliata? Una porta. Qui altre porte immense. Carne di Meruluk. Questo che è un toro. Un bramino. Vabbè. Non so minimamente dove sto andando. Comunque penso che bisogna andare qui. E mori. Ok. Siamo al tipo, corri! No, bisogna correre assolutamente. Bisogna assolutamente correre e riuscire ad andare via di qua, perché sennò qua ci morimo male. Più che male, malissimo. Quindi andiamo qua. Mamma mia, che roba. Non so, giganti, di più. Risalimmo sopra qua, Commonwealth. Ah, quindi questa qui è tipo la parte quella sotto. Un tunnel ferroviario sotto, diciamo, un tunnel... Molto manda a Commonwealth. Che Commonwealth era la nostra città. Quindi adesso vediamo un pochino cosa succede. Eh no, devo andare a combattere a Concord. E allora perché mi ha fatto passare di qua? Allora ritorniamo a Concord. Qua. Ok, facciamo subito il viaggio veloce a Concord. E arriviamo a Concord perché qua mi dice che devo eliminare gli elementi ostili. Il problema è che distruggere quel coso extra gigante, gigantissimo, è abbastanza complicato. Allora andiamoci con armati. Allora, verso di qua, verso...
Eccolo laggiù. Dammi questo. Che? No, raga, è impossibile, eh. Cioè, come ho fatto a crepare che non mi ha toccato? Raga, è impossibile, non mi ha toccato. Come ha fatto a crepare? È impossibile sta cosa. Non mi ha sfiorato minimamente. Come ho fatto a morire in sesa. Allora, ci siamo quasi. Forse ci siamo quasi. L'importante è non fallire ora. Lo dobbiamo prendere assolutamente. E mori però. Niente, non muori, non muori. Vieni qua. Dove stai? Sì, raga, sì. Meno male. Meno male, dobbiamo fare rapporto a Preston. Mamma mia, signori miei, dopo 50 anni. Dopo 50 anni di registrazione. Cioè, sto tipo a... Sto a più di mezz'ora, raga, di registrazione. Veramente ci ho messo tantissimo per ucciderlo. Per trovare anche il sistema per ucciderlo. Veramente... Veramente difficile. Ciao, è stato uno spettacolo incredibile. Grazie. Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Lo stesso vale per me, però. Non si possono mai avere abbastanza amici. Ron, ascolta, quando ci siamo conosciuti, hai detto che eri felice di aiutarci. Certo. Beh, l'hai fatto. E ora ti dobbiamo la vita. Quindi, ecco, non è molto, ma è il modo migliore per ringraziarti. Oh, 50 cellule di fusione e 100 tappi. Prego. Quando vuoi. Beh, se la metti così, forse potresti venire a Sanctuary con noi. Ci farebbe comodo il tuo aiuto per stabilirci lì. Incontra Preston Gravy a Sanctuary. Forse. Prima che tu te ne vada, una parola. Dimmi. Sì? Per favore, devo sapere. È un uomo fuori dal tempo, senza speranza, ma non tutto è perduto. Sì, ok, ma io devo andare a ritrovarmi, figlio. L'energia di tuo figlio è vivo. Lo sapevo. Ti prego, dimmi dove si trova. Devo trovare mio figlio. Dai, su, dimmi. Non riesco a vederlo. Non chiaramente. Vitale è là fuori. Sino io non ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare. Nella grande gemma verde del Commonwealth, Diamond City, il più grande insediamento della zona. Oh, ok. Ti prego, mamma mia, sto procedendo a tentoni. Mi serve di più. Da dim. Ok. Mamma mia ragazzi, la storia si infittisce sempre di più e veramente mi sto anche entrando anche dentro la storia. È una storia, penso sia una storia fantastica, quindi spero che continuate a seguirla qui sul mio canale. Adesso vediamo, dobbiamo andare a Diamond City per vedere se troviamo Sean, che è il nostro figlio. Vediamo un attimino qua cosa ci dice dopo il caricamento. Allora, niente, ok.
Ok, allora adesso voglio dire che vi ho oggi posto qua, se vi è piaciuto un tipo bello su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, passate il link sotto in descrizione, pagina Facebook e Stan Gaming. Ringrazio la pagina Facebook che appunto in collaborazione con questa serie, la pagina Facebook Voltec Italia, il link è sotto in descrizione, passateci e lasciate un bel like. Un salutone anche a voi, ci vediamo con il prossimo video e bella regà!